Buonasera, benvenuti al nostro programma Unto e Scoppiettante. Ma prima di iniziare, signore e signori, vorrei presentarvi la nostra sigla. Capito bene, il nostro programma si chiama proprio Master Fritto. Sembrerebbe un programma di quelli che siete abituati ormai a vedere nelle vostre case, che vi hanno invaso la TV, ma la nostra peculiarità è che noi qua usiamo solamente il fritto, e noi col fritto non scherziamo. Noi trattiamo solamente piatti realizzati con le bollicine dell'olio, quelle che salgono su dal fondo della friggitrice e a noi ci fanno venire i brividi lungo la schiena, il terrore di ogni domestica attenta al profumo della casa, il veleno di quelle povere persone col colesterolo alto che non possono godere di questa grande gioia del fritto. Per noi la sfida diventa pane quotidiano, e naturalmente il pane è fritto. I nostri concorrenti avranno il tempo necessario per preparare un piatto per esaltare i palati di 7 giurati, perché qui da noi l'X non esiste, o si vince o si perde. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, presentiamo i due concorrenti, la loro scheda tecnica. Nome Alessio, cognome Mammi, età 34 anni, professione sindaco di Scandiano, piatto preferito tortelli di zucca, hobby viaggiare. Nome Andrea, detto Bibi. Cognome Brandi. Età 43 anni. Professione macellaio. Piatto preferito capelletti in brodo. Hobby enogastroturismo. Ma facciamoci spiegare meglio da chi ha richiesto questa sfida culinaria. Dalla regia, passami il contributo. Mi chiamo Robert Barbieri e sono dello staff di Cacciavanoia, un torneo di calcetto saponato che si tiene a Cacciola di Scandiano in provincia di Reggio Emilia. L'anno scorso, durante le premiazioni, abbiamo detto all'allora sindaco di Scandiano che se non fosse diventato nuovamente il nostro sindaco dopo le votazioni avrebbe avuto l'obbligo di venire qui a friggere le patatine. Bene, poiché è diventato sindaco, adesso noi comunque abbiamo voglia di sfidarlo a friggere patatine, quindi chiedo aiuto alla redazione di Master Fritto perché organizzi questo evento. Il sindaco di Scandiano che si batterà contro il sindaco per noi di Cacciola, Andrea Brandi. Sembrerebbe una sfida tra tegami e pentole, ma in realtà è una sfida socio-culturale, politica e territoriale. E con quale piatto potevamo incominciare questa sfida di Master Fritto se non con lei, la regina incontrastata dello street food internazionale e mondiale? Lei, la patatina fritta. È ora di friggere, basta chiacchiere. Diamo parola al fritto, al Master Fritto. Facciamo entrare il primo concorrente, il sindaco Alessio, sindaco di Scandiano. Si accomodi. Benvenuto Alessio. Grazie. Benvenuto a questo programma. Grazie mille. So grazie. Che è un programma molto difficile per lei, ma beh, certo, contiamo sul suo impegno e sulla sua voglia di fare. Darò il massimo, è una sfida che aspetto da anni. Ma ora facciamo entrare il secondo concorrente, il sindaco di Cacciola, Andrea Bibi. Eccolo, buongiorno. Si vede che lei è un po' più esperto di patatine fritte. È un buon gustaio, sembrerebbe. Anche, però questa qua sarà veramente giocare in casa. Sono un po' favorito, però insomma mi sembrava giusto sfidare un primo cittadino. Però secondo me ce la può fare, l'ho addestrato, gli ho dato qualche suggerimento. Per speriamo che siano suggerimenti utili. Secondo me no, secondo me no, comunque. Basta chiacchierare, fateci vedere la vostra abilità. Bocca al lupo. Che vinca il migliore. Ecco, i nostri concorrenti stanno iniziando la sfida. Avranno pochi minuti per affrontare questa sfida difficilissima per loro. Vediamo il concorrente Bibi, ha già inserito le patate, ma anche il sindaco di Cacciola e Scandiano e paese di Mitropi le ha messe all'interno della vaschetta. Perfetto. Vedo che più o meno le misure si equivalgono. Beh, mi sta copiando. Non copiare. Bibi ha già immerso. Mammi sta studiando la friggitrice, sta prendendo contatto con la bestia meccanica. Bravo. Ottimo, guardate la classe.
uno sta in pancione e l'altro no, le cura. Fa piacere perché frigge abbastanza, no? Ho dato precedenza, ce n'hai una fuori. Perché tra l'altro lui mi ha dato questa macchina che non conosce, una macchina nuova, e quindi l'ha dato a me per metterlo in difficoltà. Però alla base però, è comunque, ti ho dato la possibilità di scegliere. Devo ringraziare il Dini per avermi dato dei rudimenti, i primi rudimenti della patata. Guardate, io vorrei far vedere al nostro pubblico a casa come frigge, come bolle quest'olio. È un'emozione per il corpo e per lo spirito. Beh, questo è consigliatissimo ai cardiopatici. Chiaramente. Noi stiamo preparando una... Coprire, lui è coperto. No, io... Tu già hai... Non è il suo sistema. A te piace l'olio... L'olio che l'olio frigge. Che salta. La patata che prende il colore. Sai che a Cacciola noi abbiamo sempre valorizzato la libera iniziativa, quindi se qualcuno voleva provare, qua ha avuto la possibilità di esprimersi veramente. Perfetto. I talenti non vanno spersi. Assolutamente. Mai, comunque. Tutte le tecniche possono portare a qualcosa. Io voglio dire che i nostri giurati saranno veramente severi, quindi esperti giurati internazionali venuti da tutto il mondo, quindi non abbiamo preso gente di Cacciola, non gente di Scandiano, ma gente di tutto il mondo. No, è perché il sindaco di Scandiano mi fa in fretta. Non per niente il nostro sindaco. La scuola però copiare. No, sto copiando. Non guardo mai di lì. Comunque, niente, le nostre patate stanno cuocendo con un'intensità diversa, direi. No, tutte e due hanno preso un buon ritmo. L'olio frigge come piace a me. L'olio caldo. L'olio va molto bene. Diciamo che la temperatura è l'ideale. Il sindaco Mami è molto rilassato. Il sindaco Bibi ancora di più. Sto impegnando perché un po' suda. Adesso dopo aver insegnato a generazioni di persone a friggere e avere elargito il diploma di friggitore ufficiale. Qua ho già visto delle strategie furbine che lei non ha ancora messo questo in pratica. Questo non te l'avevo insegnato. Ma no, è una persona brutta, ho avuto degli altri consigli molto male. Cioè, secondo me ha fatto una ricerca su internet. Stiamo favorendo. Cioè, la patatina fritta è uno dei pilastri dell'alimentazione mediterranea. Chiaramente. Quindi noi italiani dobbiamo conoscerla. No. Ecco, a proposito di questa cosa, volevo sapere da voi. Sapete quando, dove nasce la prima patatina fritta? No. Lei lo sa, sindaco Bibi? No, non mi sono mai posto il problema. Allora, diverse città e diversi paesi cercano di far loro la nascita della patatina fritta. Gli americani sostengono che sia nata a New York nel 1853 da un certo signore che, per sfidare un amico, ha tagliato queste patatine e le ha fatte friggere per un po' per dare un cattivo sapore. In realtà è piaciuto molto ed è diventata la famosa patatina fritta che adesso voi state cuocendo. I francesi, subito dopo la rivoluzione, 1789, due signori si sono messi a vendere castagne e a friggere pommes frites sul ponte della Senna. Gli abitanti del Belgio, e sono i belgiosi o i belgioiosi, hanno fatto le patatine, avevano una tradizione di mangiare il pesce fritto. Somente che quell'anno un inverno molto freddo e non ne ha consentito di pescare perché il lago era ghiacciato, e quindi una signora si è inventata di fare le patate a forma di pesce, quindi le famose patatine fritte con questo taglio particolare. E volevo chiedervi anche questa, sindaci, sapete per caso qual è il record mondiale di patatine fritte in 10 minuti? Io non lo so, ne fritte tante, però 10 minuti. No, ma mangiate. Beh, ne ha mangiati in tanti. Una singola persona, qual è il record mondiale? Io non ho idea. Provi a dire. Con salse e formaggi. Questo non me la vedo. Glielo dico adesso. Però sono 7-8 ecchi. 7-8 ecchi secondo lei? Con salse e formaggi. Salse e formaggi. 10 minuti. Il signor Pat Bon, Pat Bertoletti, non Pat Bon, il signor Pat Bertoletti, in soli 10 minuti si è mangiato 6 kg di patatine fritte ricoperte di formaggio e salse. No, è testato proprio. E dove l'hanno ricoverato? Sa che c'è anche stato qualcuno che è morto perché si alimentava solamente patatine fritte? Sì, questo.
c'era un ragazzo a Londra che per anni ha mangiato solo patatine fritte e purtroppo è deceduto perché il suo organismo non aveva assimilato abbastanza proteine, grassi e vegetali. Volevo dirvi che qua a Master Fritto, il nostro programma, la cultura la fa da padrone. Assolutamente. Sempre con noi. Certo, certo. Io sono venuto qua apposta. Frigo, ergo sum. Io però, cioè, il colore fondamentale è una patata, l'occhio vuole la sua parte, sempre saluto. I due concorrenti si stanno sfidando e stanno aspettando che il primo estragga e l'altro estrarrà immediatamente dopo. Chi sarà il primo a estrarre? Chi avrà il coraggio di prendere questa decisione? Io fra poco, pochi secondi e... Ecco, la sfida è entrata nel bollente proprio, nel momento saliente e... Proprio saliente, perché tra un po' andremo a salare, dico bene? Certo. Perfetto, l'ha preso in mano il cestello. L'altro mi guarda con fare il sospetto. La sfida è... Ecco la prima sfornata, mettiamola qui. Insalata. Vabbè, comunque fate come dove vi porta il cuore. Ma i nostri concorrenti non hanno tenuto conto di una cosa fondamentale, che oltre al sapore, il gusto, c'è anche un tempo da rispettare. E il vostro tempo sta per scadere. Signori, avete solo 30 secondi. Tra 30 secondi qua tutto finirà. Quindi date il meglio di voi. 7 vaschette, 7 giurati. Un solo vincitore, solo uno porterà a casa il titolo Master Fritto. Lo potranno raccontare ai loro nipoti. Questo è il giorno più importante della loro vita e forse anche della nostra. Ecco che stanno utilizzando il segreto. Mettono ketchup e maionese per dare quel tocco in più, quella cosa che noi non ci aspettavamo. Complimenti. Beh, io... Dimmi, Alex. Questo è l'ultimo mio mandato, quindi devo attrezzarmi per il futuro. Ecco, sappi che noi qua a Cacciola ti prendiamo anche se le patatine non le fai proprio divinamente. Anzi, ne avremmo anche bisogno di farlo dopo per un po', qualcuno che si dà da fare. Hai 4 anni per imparare la patatine, mi ok, al mio 3, lasciate i fornelli, mollate il fritto, appoggiate le patate. 1, 2... Stop! Ti devo fermare! Basta! Perfetto! Colore chiaro, gusto pulito! Patata dopo! Comunque grazie! E ora diamo la parola a loro, ai giurati. Vado a presentarli. Il primo giurato, direttamente dal Nuovo Messico, Davidino, la soia numero 1. I giurati non sanno di chi è la patata. L'unico italiano che abbiamo del gruppo, come ti chiami? Federico. Vassoio numero 1. Vassoio numero 2. Lui arriva direttamente da New York. Il nostro Jordan, come ti chiami? Andrea. Da New York, America. La ragazza cecoslovacca Valentina, ricordo bene? Direttamente da Haiti il nostro Tommaso. Giusto? Haiti, Egitto. Loro sentono tutte le lingue straniere che stanno traducendo quelle di parole. La Slovenia, la nostra Chiara. Al Marocco. Carlo Mohamed, Sudano, quasi con me. Ricordatevi, voi siete 7, loro sono 2. Only one, un solo vincitore. Diamo il via alle votazioni. Thank you.
4-3. Chiunque abbia vinto ha vinto di poco, chiunque abbia perso ha perso di un solo, ma uno ha vinto, l'altro ha perso. E ora il momento tanto atteso, solo uno dei due ha vinto. Sarà il sindaco Alessio o il sindaco Bibi? Rullo di tamburi, la tensione sui loro volti è dipinta, trasudano dalla paura. Ma solo uno è il vincitore, e il vincitore è... Alessio! Riuscire a sconfiggere un bate della patatina. Maestro della patatina fritta, grande soddisfazione. Quest'anno abbiamo fritto la patatina, l'anno prossimo friggeremo il gnocco. No, se non vuoi metterli i contenuti speciali.